Come Presidente e a nome del Centro Studi Rami Azzario voglio dare il benvenuto a voi che con la vostra presenza date valore a un'idea e a un lavoro. Penso che non tutti sanno che il Centro Studi nasce dalla donazione della biblioteca di Rami Azzario, dalla scoperta e dalla ricomposizione di un archivio e dall'amore di alcuni amici che ne hanno promosso la nascita. Lo scopo è quello di avere delle attività che hanno a che fare con la valorizzazione delle cose artistiche e storiche. Il comune di Cernobbio, che qui ci ospita in questa bella villa poco conosciuta, e la Camera di Commercio di Como hanno a loro volta creduto in questo progetto e hanno voluto essere con noi nella nascita del centro. Io userò questo tempo soprattutto per ringraziare. Vorrei ringraziare il dottor Rolando Casana, che forse molti di voi conoscono, e che è il responsabile della segreteria del centro, perché è anima, cuore e, come sapete, soprattutto braccio di questa associazione. Voglio ringraziare la nostra commissione scientifica e i relatori intervenuti oggi, perché danno a noi la possibilità di un'esistenza di qualità. Soprattutto voglio ringraziare il professore Mar per un sentimento di amicizia inalterato e che lo porta qui da Parigi. E ringraziare voi perché siete la conferma della convinzione che oggi più che mai sia necessario un impegno che deve vederci impegnati anche personalmente, quotidianamente, ogni giorno. Sappiamo purtroppo che l'umanità è capace di cose straordinarie e di cose mostruose, come quelle che stanno succedendo in Ucraina, come quelle che abbiamo ricordato da pochi giorni. E pensiamo che impegnarsi a pensare bene sia la forma di resistenza più attiva e anche, oltre che, la base della morale. E questo vorrei che fosse l'augurio per il convegno di oggi. Lascio adesso la parola al dottor Panzeri, che porrà il saluto dei notai e che ci introdurrà ai temi interessanti di oggi e forse farà anche uno scorso sull'epoca attuale che pochi, io personalmente, non conosco. Grazie. Buon pomeriggio a tutti intanto. Apro anch'io con un particolare personale compiacimento per questa iniziativa, che ha colto, lasciandoci anche un poco perplessi, lasciandoci meno tra i perplessi, un aspetto assolutamente imprevisto, imprevedibile, anche disatteso. La storia del notariato professionale è ampia, diffusa, ci sono molti testi, ma la rilevanza dell'attività notarile nel contesto socio-economico-politico dei tempi passati è un discorso che è assolutamente interessante. Io sono curiosissimo anche di sentire e ascoltare dai relatori quello che ci diranno del notaio del passato. Per la verità c'è un'esperienza nostra, tra l'altro, di notaico maschi in particolare. Abbiamo anche noi un piccolo fiume dell'occhiello ed è di questo tipo. Io ho avuto la presidenza dell'ordine di Como Lecco, distretto ancora unito, per 3 mandati, dal 2004 fino all'anno scorso. E proprio all'inizio della mia attività, su suggerimento dell'Università di Missouri, sul lavoro di laurea di una ragazza che si è interessata al problema, abbiamo insieme patrocinato ed elaborato un volume che vi faccio solo vedere, che è Liber Matricule Notariorum Civitatis et Episcopatus Cumarum, che di per sé, per quanto riguarda la tesi, si riduce a un centinaio di pagine. Tutto il resto è documentale rispetto ai rogiti sviluppati nella zona
del comasco di allora, diocesi di Como, che come sapete, come tuttora è, raggiungeva la Valtellina e quindi fino allo Stelvio, compreso Bormio, che è sempre stata un po' una sorella segregata, era contea di Bormio, si è sempre mossa in maniera autonoma, ed è arrivata fino a Venezuela, con interessanti tantissimi aspetti. E pensiamo di, come notai comaschi, di regalarlo al centro studi Merzario, che lo mette nella biblioteca come documento storico assolutamente interessante da consultare e da vedere. Ma al di là di quello, la mia posizione di vecchio notaio, da oltre 40 anni, da più di 40 anni svolgo l'attività sul territorio comasco le chiese, io ho formazione comasca, ma sono le chiese, sono ambrosiano di origine, sono di Verate. La mia attività prolungata qui in questi anni, che ha visto anche questa esperienza di presidente sia locale che del comitato regionale per due mandati, mi consente di proporvi alcune riflessioni flash. Non devo occupare più tempo del necessario, perché anch'io sono interessato di ascoltare quello che avrà detto dei relatori che mi seguiranno, di mettervi sul piatto un profilo sintetico del notariato, dei suoi problemi oggi, tenuto conto proprio di questa dimensione interessante, non tanto sotto il profilo puramente professionale, ma sotto il profilo della rilevanza che nel rapporto socio-economico, culturale e politico il notariato, l'attività notarile, può avere, ha avuto nel contesto nel quale viviamo. Senectus est naturam loquacio, io so che parlo molto e mi scappano a volte le idee e rincorrendo mi perdo per strada. Allora ho fatto uno schemino che vi leggo in modo che i flash siano molto essenziali e non togliamo tempo ai successivi relatori. Il notariato italiano ha compiuto l'anno scorso 100 anni nella sua peculiarità, spesso controversa, di professionista libero ma di pubblico ufficiale, che ha visto predominare nel corso degli anni ora un aspetto, ora l'altro, dando vita spesso a querelle anche fine a se stesse e inconcludenti, il notaio, a distanza di 100 anni, è rimasto il soggetto che fa le cose che faceva 100 anni fa, sostanzialmente, nel contesto dell'ordinamento. Garantisce legalità e certezza nelle transazioni immobiliari, nelle articolate e complesse attività connesse a queste, compresi mutui, finanziamenti, accesso al credito e quant'altro. Assiste e consiglia, ed è l'aspetto forse, dal mio punto di vista, più importante e più portatore di soddisfazioni per il professionista serio e impegnato, assiste e consiglia nei rapporti di famiglia e in campo successorio. E soprattutto nella prospettiva testamentaria e con la complessità delle norme in materia, riesce a svolgere una funzione di grande importanza. Io vi dirò, apro una piccola parentesi personale per tanti anni di attività, che le maggiori soddisfazioni le ho avute dalle persone anziane che, dopo una chiacchierata sui problemi ereditari, dicevano la ringrazio perché mi manda a casa tranquillo. Ecco, forse è la funzione più qualificante, se vogliamo, cioè risolvere i problemi delle persone dando tranquillità sulla scorta peraltro di una preparazione di una serietà di comportamento che deve essere ineccepibile. Raccoglie, formalizza e controlla la volontà dei soggetti in campo di diritto commerciale, quindi costituzione di società, formazione di verbali d'assemblea, modifiche tributarie e quant'altro. Ecco, al di là di quello che è l'aspetto puramente professionale, si può intravedere, ed è l'interessante argomento di questo convegno, qual è il riverbero socio-politico-culturale dell'attività notarile nell'ambito della realtà antropologica nella quale vive. L'ordinamento italiano, come gli ordinamenti di diritto latino che prevedono il notaio, hanno certamente un dato a favore, un dato che non è molto conosciuto, io voglio darlo questo dato, perché mi aveva molto impressionato quando abbiamo approfondito. Rispetto alle realtà di common law, di diritto anglosassone, dove il notaio non esiste, esistono sistemi assicurativi, sollecito, altri aspetti, c'è un dato di fatto. Un dato certo, questo è certo, è del 2010 in funzione delle analisi fatte dopo il dramma dei subprime americani. Su 170.000 transazioni immobiliari, noi in Italia avevamo circa 50 contestazioni. Rapporto 0,029. A fronte di un contenzioso negli stati anglosassoni, in Inghilterra anche abbastanza, ma soprattutto negli Stati Uniti d'America, che arrivava oltre il 2%.
il dato si è leggermente modificato ed è il 3%, i dati ultimissimi, scusate, 0,03, 3 per 10.000 rispetto all'attività. Questo vuol dire che laddove c'è la presenza del pubblico ufficiale che regolamenta le transazioni immobiliari, il rischio del contenzioso, della contestazione, dell'irregolarità è molto meno, mi viene in mente Calderutti, la funzione del notaio è sostanzialmente una funzione antiprocessuale, più notaio meno magistrato nell'equilibrio dei rapporti di questo genere. E guardate che noi in Italia abbiamo che il prodotto interno lordo è interessato per 1,7% da contenziosi, ed è pesantissimo. Mi viene in mente la ministra con i 9 milioni di processi, è proprio lì come era. Ecco, questo aspetto intrigante che è emerso un po' di più rispetto al passato con le grandi polemiche suscitate dal dramma della crisi finanziaria americana dei subprime, che ha dato origine poi alla crisi economica internazionale, ha spinto i giuristi dell'est, in particolare molti giuristi delle nazioni del sistema collegato al sistema sovietico, dell'Oriente europeo, ma i cinesi in particolare, a interessarsi del sistema italiano ordinamentale per quanto riguarda la garanzia delle proprietà immobiliari. E abbiamo contatti continui con questi giuristi, questi studiosi cinesi, i quali sono appassionati del sistema ordinamentale italiano, francese e spagnolo, sono abbastanza vicini, e interessati al punto da elaborare, per quanto riguarda le problematiche dei loro paesi, tematiche di uguale interesse. Ecco, c'è un aspetto che nel rivedere un po' l'andamento del notariato negli ultimi 100 anni mi ha sollecitato molto. Devo dire che per parecchi decenni, dopo la norma che ha definito, la norma del 1913, una precedente norma unitaria del 1879 che aveva uniformato le figure dei notai un po' diversificati sulla scenografia italiana dei vari stati, tutti improntati peraltro al codice napoleonico, codice di Napoleone, che dappertutto in tutta Italia, nei vari stati, la figura del notaio era abbastanza assimilata. Comunque nel periodo dal 1913, lungo il corso del Novecento, del XX secolo, la figura del notaio ha svolto, diciamo bene, la sua attività. È stato un periodo in cui l'interesse era di rispondere alle esigenze della cittadinanza, servire il tempo veloce, anche perché evidentemente con la prestazione c'erano anche i ritorni economici, nessuno discute questo. Devo però osservare che da un certo momento in poi, anni 95, 95, 96, 97, il notaio si sveglia, si accorge che non può vivere chiuso nello studio, porta un mantello rotto al notaio, chiuso dentro ad aspettare la gente che va a chiedere il servizio, a incassare le prestazioni professionali. Il notaio deve guardare attorno a quello che succede, deve essere attento a quello che succede, e c'è una graduale uscita dagli studi che si realizza in forme abbastanza variegate, in rapporti assolutamente importanti e sempre più importanti con gli enti pubblici, con gli enti locali, con le associazioni di categoria, con Confindustria, con l'artigianato, con commercio, con le associazioni di consumatori. A livello nazionale proprio c'è un atteggiamento di apertura che segna una uscita radicale dallo studio della funzione notarile. Nel 98 c'è una prima norma che estende all'attività notarile le esecuzioni immobiliari e le aste pubbliche, togliendo spazi, togliendo tempi alla magistratura. È un'attività che ha avuto distribuzioni diverse sul territorio nazionale, ma indubbiamente servita alla magistratura per togliersi di dosso un settore nel quale la funzione veniva un pochettino ridimensionata in un contesto che non era specificamente la magistrato. Il magistrato deve dirigere le controversie, non vendere gli immobili all'asta. C'è nel 2000 un fatto importante che ci è arrivato un po' tra capo e collo: le costituzioni e le modifiche degli atti societari riguardanti gli stati capitali dovevano passare attraverso l'omologa del tribunale in seduta di volontà di giurisdizione. Quindi il documento costituito passava al tribunale, passava il tempo, si veniva in cambio di consiglio, controllava incongruenze, rimandava, passavano mesi.
improvvisamente questo omologa presidente degli atti societari viene tolta e viene affidato ai notai il controllo di legittimità degli atti che ricevono. Vale a dire che l'atto costitutivo di Università dei Capitani viene fatto dal notaio, il quale controlla meglio di cui lo fa la legittimità dello stesso, e quando partecipa ai verbali delle assemblee verifica in sede di assemblea la legittimità, e non fa un omologo che non è il suo compito, ma dichiara o meno che ricevono o no, se c'è un omologo che non lo riceve. Questo ha portato in termini di costo, in termini di tempo, un vantaggio enorme, che evidentemente è dal 2000 in poi che vige questo aspetto, che ha creato un rapporto particolarmente importante tra notai e professionisti del settore, avvocati ma soprattutto commercialisti. Proprio grazie a questo aspetto si è elaborato, dalla Scuola di Milano in particolare, Scuola Notariato di Milano, col Consiglio Notarile di Milano e col Comitato Regionale Lombardo, un'elaborazione di massimi giurisprudenziali notarili che servono per dare indicazioni di massima a cui seguire. Noi abbiamo come un collega particolarmente esperto in questo campo che è stato per anni collaboratore del Comitato di Milano che si occupava, del notario Caspani, che si è occupato, che si occupa delle massime giurisprudenziali e di seguire gli aspetti evolutivi nel mondo delle società. C'è un altro aspetto importante. Cendon, nome importante di un giurista e neuropsichiatra, che ha curato in modo particolare l'aspetto dell'incapacità, affermando un principio che mi ha affascinato da giovane notario, lo affermava sempre, che nessuno può avere la totale incapacità di intendere di volere, anche il più interdicendo possibile. Un briciolo di capacità ce l'hanno tutti, e ha inventato quella splendida figura da amministratore di sostegno. Ecco, io vi devo dire un altro piccolo fiore dei Comaschi, siamo qui ospiti del Centro Studi Verzario. Nel 2005 a Como, all'Hotel Palace, abbiamo fatto il primo incontro nazionale di verifica della legge entrata in vigore nel 2004. Sono venuti da tutta Italia rappresentanti, esponenti, giuristi, giudici, avvocati, ma soprattutto abbiamo finalmente invitato gli interessati, i genitori dei portatori di handicap, le persone che hanno bisogno di capire cosa fare e come gestire questa figura che stiamo usando continuamente e che, allungandosi in età nel tempo come stiamo vedendo, è importantissima a cui guardare per risolvere molti problemi dei nostri anziani. Certificazione energetica, i problemi dell'attualità. Ero presidente allora Comitato Regionale Lombardo, vi devo dire che ho intrattenuto con l'assessore regionale dell'epoca, mi sfugge, non sono colpevole da questo punto di vista, e con i suoi dirigenti, un lavoro eccezionale nell'elaborare l'applicazione in Regione Lombardia della normativa sulla certificazione energetica, che doveva essere di competenza regionale, in esecuzione di una direttiva dell'Unione Europea, che parlava per la verità di compravendite, cioè di vendite di trasferimenti di non eroso. La tendenza della regione era di dire applichiamola dappertutto questa normativa, lavorando insieme, spiegando alcune cose, ragionando serenamente, i politici hanno accettato il parere di ridurre l'obbligatorietà agli atti di compravendita, evitando la decisione di quote tra famiglia, le divisioni, le donazioni. Poi ci sono state vicende varie, è intervenuto le modifiche ultime, finalmente negli ultimi provvedimenti di fine anno si è tornati un po' a questa linea originaria che limita l'obbligatorietà del certificato alla normativa ai trasferimenti a titolo oneroso. E c'è una presenza importante a livello nazionale. A livello locale, e accelero un momentino perché sto usando a livello locale, a parte con le iniziative di cui vi ho parlato, c'è stata una ventata fortemente positiva che ha segnato negli ultimi 12 anni una serie di incontri con la cittadinanza, ma soprattutto una serie di incontri privilegiati proprio con le istituzioni. Per esempio, abbiamo contattato i sindaci e gli assessori agli enti locali dei nostri comuni più importanti, delle due province di Como e Lecco, e abbiamo iniziato, 7-8 anni fa, esperienze negli uffici dei comuni, esperienze di consulenza gratuita
per risolvere i problemi delle persone che potevano recarsi in comune alle ore prefissate, trovavano dei notai disponibili a rispondere alle loro esigenze sulle tematiche più importanti in materia di successioni e in materia di compravendita. Chiudo con un pensiero non mio. Da presidente del comitato regionale avevo assistito, proprio in coincidenza con le polemiche di Supreme, a un incontro interessante fatto a Campidoglio, dove allora presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, ed era un argomento specifico sulla funzione del notaio in ragione in rapporto a norme costituzionali, ha espresso alcuni giudizi che io ho tenuto lì sul tavolo come elemento importante. Ve lo ripropongo perché si inserisce nel contesto di quello che abbiamo detto, perché la figura del notaio, con quali professionisti seri, sono dentro nel contesto della vita socio-politica e economica di una realtà nella quale vivono. Quindi è un aspetto importante. Ve ne leggo così non mi dilungo molto e poi mi fermo. Dice, in un sistema di puro mercato, la funzione di garanzia del notariato si deve porre anche e soprattutto a tutela delle posizioni di soggetti meno abbienti, più bisognosi, più deboli. La sicurezza giuridica ha un non trascurabile valore economico e sociale, infatti è messa in maggior pericolo laddove non esistono adeguati o efficaci controlli preventivi, come dimostra l'esperienza dei subprime americani. Tra l'altro, anche conseguente alla mancanza tipica degli ordinamenti di common law, di un professionista che ha le caratteristiche pubbliche del notaio, come è negli ordinamenti di origine latina. Credibilità e affidabilità della professione notarile in Italia resta ancorata nella sua genesi a una formazione seria e a una rigorosa selezione concorsuale e nel suo svolgimento al rispetto scrupoloso delle regole e delle procedure, anche in funzione di un'autocorrettiva di ontologia che è comunque controllata poi dal magistrato che partecipa alle colleghi anche assieme. La grave situazione dei mercati, per essere affrontata, ha bisogno di un rapido mutamento culturale rispetto a tematiche quali la libera iniziativa privata, la competitività, la concorrenza e la tutela del risparmio. Sono sfide che possono essere vinte se il notariato continuerà a rispondere, e ci metterà l'anima, con l'arma della cultura della difesa dei diritti fondata sui principi della Costituzione, che a mio giudizio non sono modificabili. Grazie per aver ascoltato. Voi pure io ringraziare, e mi viene una certa emozione di essere presenti qui davanti a voi. Ringraziare Assunta, ringraziare Stefano Levanti e tutti gli organizzatori di questo convegno storico internazionale che ho organizzato. Ricordo di Raul Nassario, dal Centro Studi e Ricerche Raul Nassario, dal Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Milano, dove Raul aveva insegnato a lungo, e questi due centri di ricerca e insegnamento essendo associati all'Università della Svizzera Italiana e in particolare al suo laboratorio di Storia degli Alpi al Centro interdipartimentale di storia della Svizzera Monogensi, con molti altri sostegni e appoggi. Si è citato tutti questi nomi perché definisce la regione, l'ambiente al quale Raul aveva dedicato la parte essenziale della sua vita personale e della sua attività di ricercatore. Lui era accanto al suo. Dunque sono molto riconoscente a tutti gli organizzatori di avermi affidato questa responsabilità. Sono consapevole anche delle difficoltà che saranno le mie. Se ho accettato di farlo, è stato evidentemente per una lunga amicizia che mi ha legato a Raul, che aveva 10 anni meno di me. Ho avuto la fortuna di seguire tutte le sue pubblicazioni dal suo primo lavoro sulla Calabria, il passaggio, un frutto del passaggio temporaneo a Cosenza, fino alla Democrazia, al suo ascendo, scritto con Luigi Lorenzetti. Ho presentato tutti i commentati, tutti questi lavori ai miei studenti parigini di dottorati. Ho dedicato un lungo
una recensione al paese stretto, ma tutto ciò per un motivo semplice, perché fin dall'inizio, e per questo credo che siamo qui riuniti stasera, avevo percepito in lui una passione che era sua di andare sempre più lontano e più profondo, mettendo in evidenza ogni volta un aspetto nuovo nello studio e la comprensione, visto quasi dell'interno della vita degli uomini e di questa regione che era sua, di cui ha scelto di non allontanarsi veramente. Sono riuscito a trascinarlo a Parigi una volta, e avevo parlato di quanti viaggi che lui non ha mai fatto. Ma dietro questo, dietro questa opera, c'era la sua capacità di identificare delle fonti che gli permettevano di proiettare una luce nuova sul quotidiano vissuto dagli uomini e dalle donne del passato, sulle preoccupazioni che potevano ispirare le loro decisioni, le loro scelte, sulla visione del mondo che era loro, a loro scala, e sul modo in cui attraverso queste decisioni avevano edificato, partecipato alla costruzione del sociale. E da un libro all'altro, da un'inchiesta all'altra, i fonti hanno cambiato, non sono mai state veramente le stesse. Ha utilizzato prima le dispense, domande di dispensa di conseguibilità nel paese stretto, gli archivi giudiziari del libro sulla Stagna, i notai, la democrazia. Ma queste fonti avevano un punto comune, quello di permetterci di accedere, pure se era sempre in modo indiretto, alla parola degli attori del tempo. La parola come queste persone cercavano e talvolta riuscivano almeno in parte a esprimere, e ciò malgrado tutti i limiti imposti dal quadro istituzionale che ogni volta gli veniva loro imposto e che dovevano rispettare, che ogni volta tentavano di dirci qualcosa di personale e di collettivo nello stesso tempo. E questo doppio aspetto, strettamente individuale e preso negli obblighi collettivi, che il ruolo dello storico è precisamente di chiarire, di decifrare e di renderlo accessibile, senza mai forzare i termini e sempre rispettando questo misto di segreto personale e di pubblico che fa l'originalità di queste fonti. Per l'epoca e per i luoghi che Raul aveva scelto di studiare, diciamo l'età moderna e le campagne di questa regione, la parola dell'individuo non ci arriva fino a noi quasi mai scritta da loro stessi, ma quasi sempre trascritta e spesso riscritta, e non è una cosa che può portare, registrata e trascritta da altre persone, di cui è nello stesso tempo il privilegio sociale e la funzione istituzionale. La missione di Raul è stata di cercare a farci ascoltare questa parola e di farci vedere ciò che questa parola, quando riusciva a esprimere, ci diceva. E così lui è riuscito, cioè, è dato la strada per superare, per forzare le porte dei limiti istituzionali. Dunque, so che se siamo qui perché ci ha dato, lasciato una lezione di storia che era molto esigente e che riuscirebbe a riconciliare
la dimensione individuale e la dimensione istituzionale, il singolare, il collettivo, l'indecisione e la decisione personale e l'esistenza di modelli culturali e di regole sociali. E questa visione che siamo qui per seguire e approfondire, e è anche per questo motivo che la scelta della figura del notaio per questo primo convegno internazionale del Centro Studi mi sembra particolarmente felice. Così come è felice il titolo che ci è stato proposto, legittimazione, credito, notaio, centro notarile tra ruoli pubblici e vita privata, XIII-XIX secolo. È evidente che in questo titolo tutte le parole hanno la loro importanza e non c'è nessuna che sia inutile che ripeta l'altro. Notaio, il centro notarile vuol dire degli individui investiti di un titolo pubblico con delle differenze tra un paese e l'altro, che è una funzione di ufficiale pubblico, investiti dunque dal potere politico che riconosce un valore legale agli atti che i notai vanno registrati fra delle persone private o privatamente o private e persone pubbliche, a una condizione che questi atti siano stati redatti secondo le regole e che il loro contenuto sia conforme al diritto. Ma sono anche degli individui che tendono a costituire in società del passato e forse anche nel presente, le società che sono attente alle gerarchie che li strutturano e li attraversano e tendono a costituire un ceto sociale i cui membri sono legati da una infinità di relazioni, relazioni d'affari, relazioni familiari, patrimoniali, politiche, relazioni culturali e personali. È un ceto che afferma la sua solidarietà o sviluppa anche i suoi conflitti, perché in un ambiente univoco come tutti gli ambienti sociali, e questo lo fanno in parte appositamente, in parte in modo più distretto e talvolta segreto. Ruolo, o piuttosto ruoli, si situano alla frontiera del pubblico che rappresenta i notai e del privato, cioè le decisioni degli attori che costituiscono la parte maggioritaria della loro clientela, e di qui detengono da questo fatto stesso una parte di segreti che rilevano della più stretta vita privata, e di questi segreti possono fare uso in modo dentro o al loro vantaggio o anche a quello dei loro alleati, ma possono essere anche chiamati dai loro clienti a trovare una soluzione giuridicamente valida ai loro problemi e, per fatto stesso, a introdursi all'interno di nuovi attori di solidarietà. Possono anticipare sulla legge che lei stesso ne ha dato ai testi contemporanei. E poi, in più, in tutti i casi, visto che si trasmettono il loro studio, i loro atti di generazione dopo generazione ai figli o ai successori, diventano anche i guardiani, i custodi della memoria delle famiglie, dei loro clienti. Una memoria molto interessante per lo storico che potrà, se necessario, essere confrontata a vantaggio del detentore della memoria scritta con i ricordi più o meno deformati che si sono trasmessi all'interno delle stesse famiglie, dove falsi rumori o false informazioni si trasmettono facilmente. Legittimazione, i notai non dicono il diritto, ma danno un valore legale a delle decisioni private debitamente scritte secondo la forma richiesta. Crediti, infine, per arrivare a tutte le parole, se non sono, o almeno non dovrebbero
se no dovrebbero in teoria almeno fornire il credito loro stessi, pure se talvolta almeno nel passato questa proibizione veniva ad assolda sistematicamente aggirata, se da un esempio più avanti, sono sempre degli mediatori privilegiati fra chi vuole prendere il prestito della somma e dei detentori di capitale che sono pronti a fornire. Quindi alle due parti possono fornire, anche su via di verità, le informazioni di cui le due parti hanno bisogno sulle garanzie che le due parti si possono dare in prospetto. Mettiamo tutte le ricerche sull'informazione del funzionamento dei mercati, di sicuro la figura del notaio ha preso una cosa di importanza, non c'è un mercato ipotecario senza sviluppo, ho ancora conosciuto dal secolo scorso la funzione del notaio. Trovare qualcuno che voleva prendere la porta a investire in un'ipoteca sicura. Nel Settecento, conosco un po' meglio, vediamo i notai diventare dei mediatori indispensabili ai stati che cercano a vendere alle elite provinciali francesi i titoli del debito pubblico destinati a consolidare dopo la patria, firma della patria, la pace è stata firmata, i prestiti contrattati in tempo di guerra, dell'urgenza con i nodi finanziari internazionali. Cioè il nostro titolo definisce perfettamente ciò che deve essere qui la nostra commissione. Sono sicuro che di impararne molto, vedendo, avendo visto l'elenco degli interventi annunciati, e questi interventi permetteranno anche, perché rivendico anch'io il privilegio dell'età, permetteranno ai più anziani fra di noi anche di misurare la strada che è stata percorsa durante gli ultimi decenni. Infatti i notai hanno accompagnato le ricerche dei storici e le domande che questi storici hanno posti ai registri del notario da parecchi anni. E mi vorrei accontentare, molti di voi ne sanno molto più di me, alcune di queste tappe di questo percorso, limitandomi al percorso che è stato il mio nei primi anni di studente, partendo dagli anni che hanno seguito relativamente poco la seconda guerra mondiale. Non dimentichiamo che l'interesse sistematico per gli archivi datari e rete e per la figura dei notai è un interesse relativamente recente, a lungo gli storici avevano non disprezzato però lasciato da parte gli archivi datari per privilegiare altre fonti, cioè quelle che erano state elaborate e trasmesse dai due poteri principali delle società occidentali, il potere politico, sotto tutte le sue forme, amministrazione, giustizia, finanze, guerre, diplomazia, il potere religioso, lo Stato e la Chiesa, due storie, istituzioni che avevano per i storici la legittimità sufficiente per meritare di essere utilizzati come fonti, una legittimità garantita dall'istituzione stessa di cui è la responsabilità. La storia, pensavano gli storici prima di noi, molti di loro almeno, veniva scritta, non era scritta dall'alto, partendo dal punto di vista di quelli che facevano autorità riconosciuta e imposta, davano a loro la possibilità di udire il diritto e di farlo applicare. Si è voluto infatti un cambio degli interessi per rimettere la ricerca storica, per rimettere in discussione questo monopolio delle fonti ufficiali e per far sì che gli storici si sono deciso di guardare altrove,
per tentare di avvicinarsi ad altre realtà, ad altri aspetti della vita sociale, ad altri attori. E questo si è fatto seguendo due strade principali, almeno all'inizio, l'economia e la società. L'economia, infatti, nel bagno, i primi passi sono stati già fatti fra le due guerre degli anni 20 e 30, dove il modo più netto e più chiaro di vedere a partire dal 45, e ancora non senza qualche riserva. Non dobbiamo ancora conoscere come meglio di cui si afferma che nelle analoghe liste di progresso ironizzava sui contadini, cito, del Medioevo, che secondo che per gli storici, diceva Ferro, avrebbero passato il loro tempo a lavorare, a coltivare dei cartulari con dei notai come testimoni. Appena recitavo di memoria quasi esatto, però la via che ancora non era così evidente, e con le coppie è stato più evidentemente più detto all'inizio, per lo studio delle attività commerciali e finanziarie, le forme di associazione, le assicurazioni, spesso soprattutto le assicurazioni marittime, i noli e la proprietà delle navi, la vendita del trasporto e il trasporto dei prodotti, i pagamenti, i crediti e le operazioni di trasferire i capitali a lunga distanza, pensiamo a tutto il versante delle lettere di conio, i prestiti sotto tutte le loro forme possibili, sia delle autorità politiche sia dei privati. Questo è stato il tocco iniziale, e queste ricerche hanno privilegiato un periodo, ultimi secoli del Medioevo, inizio dell'età moderna, cioè esattamente le origini della nostra modernità europea, durante i quali l'apparizione dei notai, l'estensione del ricorso, dell'uso del notai per fa registrare degli atti dei contatti che legavano fra di loro le diverse parti. Questa estensione, questa pensione, questa estensione hanno accompagnato lo sviluppo di nuove attività e attraverso di loro la monetarizzazione progressiva di settori importanti dell'economia e delle relazioni sociali. Certo, i cercatori come Saiuso e Bucca, che avevano aperto la strada fin dagli anni 30, sono stati molto più numerosi dopo quindi era sul 1945, in questa storia gloriosa di ricerca sugli archivi notabili, le grandi città di appartieni italiani hanno evidentemente sono stato in prima linea, perché davano gli esempi particolarmente ricchi di informazioni. Il secondo settore, la società, lo voglio ricordare, pure se ormai è una cosa che ho passato di moda, lo che mi rimonda la famosa relazione di Labus, un grande congresso storico di Roma del 1955, che ha segnato molto più di quello di Parigi, sono 5 anni prima, la vera ripresa della cooperazione internazionale, della decisione internazionale del campo della ricerca. Cosa ci proponeva l'ANUS? Uno studio sistematico dei contratti matrimoniali e degli inventari post-mortem per ricostruire le gerarchie sociali e patrimoniali, i loro modi di riproduzione della donna. Vuol dire, nello stesso tempo, una fonte sì, però un modo di trattare questa fonte come una fonte seriale, dove nel contenuto del documento
verrebbe tirato fuori soltanto ciò che poteva entrare nelle colonne di Natale. Dunque, un uso sistematico, però praticamente povero, della fonte, che è stato una tappa della statistica sociale. E lì l'obiettivo, il progetto che si voleva raggiungere era la borghesia o le borghesie, la loro affermazione, il loro incremento di potere fa seconda metà del Settecento e prima metà dell'Ottocento. Un'altra tappa, e cerco di essere breve, sarebbe quella che ha visto questo è stata la mia generazione, quella che ha detto gente prima di me, quello che ha fatto passare, che ha spinto i storici a passare dalle città alle campagne, è utilizzare la massa di informazioni registrate nei dettagli e utilizzarla per ricostituire tutta la complessità delle relazioni sociali nei villaggi. E che dove queste relazioni non si limitano all'uso della parola orale, la situazione è molto differente. L'esempio della Bassa Provenza è stato sicuramente il primo grande libro dove l'autore ci ha messo a contatto con la molteplicità degli usi fatti dal passaggio, dal notaio. Non soltanto per degli atti di compagnia e vendita, non soltanto per problemi di economia, di contratti di apprendistato, di matrimonio, eccetera, eccetera, ma anche per evitare i conflitti, gli insulti, i colpi, le ferite, eccetera, eccetera, gli insulti. E a questo momento è venuto fuori un'altra dimensione della figura del notaio, in particolare del notaio rurale, o dei quartieri popolari, cioè la figura del testimone che veniva chiamata per registrare secondo le regole le denunce, gli accordi, i disaccordi di ogni forma. Dunque, molto diversa dal progetto di Lamus, una stretta alleanza fra dimensione segnale e dimensione individuale della legge. Queste tappe successive che ho voluto richiamare per fare un'introduzione storica hanno dato ai notai un posto di scena storica. Siamo consapevoli, conosciamo adesso la molteplicità delle figure dei notai, delle situazioni concrete che li proteggono contro qualsiasi forma di generalizzazione che avrebbe come sola ambizione di eliminare queste differenze. E la molteplicità stessa di due situazioni che permette sempre due letture. Una lettura individuale che ha ritrovato una grande importanza oggi nella storia sociale e la dimensione collettiva che prende la forma di regole accettate, di obblighi imposti, però anche sempre di idee. Evidentemente l'uno parallelo dell'orale e dello scritto, del formale e dell'informale. È un promesso, un esempio che non voglio generalizzare, che un notaio di Gorgi in Sicilia che si trova a essere una città di posto borghese rurale di più di 5.000 abitanti, che all'inizio del Seicento si trova a essere il deposito del paese. Di posto è quello che ha il arrendamento tutte le terre più importanti e che controlla tutto il tempo. Lui stesso nella dichiarazione che fa all'organizzazione del potere, nella dichiarazione dei suoi beni, elenca tutti una lista di centinaia e centinaia di territori, sono individuati, infatti qui vengono dati i nomi, e poi dice, conclude dicendo altrettanto senza contratto. Allora, avere distribuito dei crediti
senza contatto in un luogo della sua figlia, non sapete cosa significa. Il vostro vantaggio del Natale concluda ci dà la possibilità di afferrare e di scrivere una storia che si sta costruendo secondo le decisioni degli attori e dunque in un certo modo una storia in libertà, la storia stessa che piaceva tanto a Raul e così via, la sua vera passione. Mi permetto di citarmi, riprendendo parte del mio, quando il mio intervento di alcuni anni fa a Milano, dicevo, se lo spiega di sempre anche il suo modo di scrivere, il suo stile volontariamente semplice e quasi riservato, fatto di frasi brevi e incisive e di annotazioni precise, come se volessi un po' il ritratto dei suoi personaggi e del contesto nel quale si muovevano in modo quasi fenomenologico e arrivare nello stesso tempo a mettere in evidenza alcune regole, alcuni tratti generalizzabili, lasciando però al contempo a ciascuno di questi personaggi la possibilità di compiere altre scelte, come se partecipassero ad una partita, almeno in parte ancora aperto. Credo che riassume abbastanza bene ciò che possiamo chiedere all'uso degli attivi di verità. Grazie.